succede? Vediamo in questo video modi in cui si può essere traditi senza neanche rendersene conto. Spesso noi pensiamo che il tradimento sia fisico, in realtà non è così. Ma prima di approfondire questo tema, ti ricordo gli appuntamenti di Milano, domenica 1 marzo, 9:30-19, autostima e seduzione in amore e al lavoro. E poi l'appuntamento di Torino, venerdì 6 marzo alle 20:45, elimini i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti. Il riferimento è il 333 1511 703. E ti ricordi inoltre gli appuntamenti, oltre a questi appuntamenti, anche la possibilità di abbonarti al canale Massimo Taramasco per migliorare il tuo percorso di crescita personale. E su tre livelli di abbonamento basta andare sulla home page, a fianco al tastino iscriviti trovi il tastino abbonati, ti abboni e puoi iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Inoltre ti ricordo la possibilità di abbonarti al canale Felicità Benessere per avere visibilità durante le live. E veniamo al tema. Qual è il tema? Il tema è quello del tradimento. Noi crediamo che il tradimento sia soltanto di natura fisica, ma in una relazione sentimentale affettiva non c'è soltanto il tradimento sessuale, anzi, forse questo è quello minoritario. Ad esempio, non sembra tradimento, ma una donna può tradire, tra virgolette, il marito, mettendolo in secondo piano, ad esempio, davanti ai figli. E i figli vengono prima di tutto, mette l'esigenza dei figli al primo posto e soprattutto il marito viene messo in secondo piano. Questo è un tradimento perché si concentra esclusivamente sul figlio, magari sul bambino appena nato, e non gli interessa più quello che fa il marito. Tutta la libido, diciamo così, l'interesse viene trasferito sul figlio e quello è una sorta di tradimento. Poi è una delle cause per cui i figli dividono, ad esempio, una coppia anziché unirla. Se non c'è già un rapporto forte, un legame di coppia forte, proprio per questo motivo. Un'altra modalità è quella che non ti interessi di quello che fa il partner, cioè lui ti parla e tu magari stai distratto al telefono, che ne so, a fare il giochino, a fare. Ecco, tutte queste cose sono, diciamo, forme di distrazione che però ti fanno perdere l'attenzione sul tuo partner, che non ti interessa più di fatto. Un'altra modalità è il tradimento finanziario. Il tradimento finanziario, che tra l'altro è una delle maggiori cause per cui le persone divorziano, è un'altra forma di tradimento, per cui omettere come dire, delle fonti di sostentamento o mettere dei patrimoni è una delle forme, oppure spendere soldi che non ti appartengono perché in realtà magari sono stati guadagnati dal partner. Sono infinite le modalità di tradimento finanziario. Poi un'altra cosa è squalificare il partner, ad esempio, davanti ad altre persone, parlarne male. Quanti uomini e quante donne continuano a lamentarsi, ma non fa questo, non fa quell'altro, e anziché discutere con la persona interessata, ne vanno a sparlare in giro. Questa è un'altra modalità, è una modalità di tradimento. Poi non gli dedichi tempo perché sei preso dalle tue cose e quindi senza, diciamo, inventi la menzogna. La menzogna, anche se una menzogna buona, è comunque una forma di tradimento. Come vedi, ci sono mille modi per tradire senza neanche rendersene conto. Insomma, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, abbonati al canale Felicità Benessere, abbonati al canale Massimo Taramasco. Ciao a tutti!